impressioni e pensieri dopo questi 4 giorni di confronto per noi meravigliosa da parte degli amici di Vieste? Sì, assolutissimamente sì, intanto volevamo ringraziare prima di tutto la società Nuova Gioventù Vieste, la società Lugano, il presidente del settore giovanile Leo, il nostro compaesano e responsabile della parte tecnica di Duro Palatello, è Cristiano, responsabile amministrativo ed organizzativo di tutto quello che è stato in questi 4 giorni magnifica per noi, dove attraverso la formazione, ma non solo, abbiamo avuto modo di incrociare non solo grandissimi professionisti, ma anche una società che tende ad organizzarsi sempre meglio, ed è stata un'emozione unica per noi, un'esperienza a dir poco da raccontare, insomma. Avremo modo di catturare i più spunti possibili da portare giù nel nostro piccolo, della nostra piccola realtà. Grazie, grazie davvero. Teodoro? Ma per me, rimane un'emozione ancora più grande, perché ritrovare degli amici, perché con loro ho condiviso tutto, sono partito con loro, per me è l'emozione più grande, quindi trovare le parole adesso è un po' difficile. Sono contentissimo, li vorrei qua più spesso, ma questo sarà il futuro che probabilmente ci porterà loro a starli più vicini. Da parte della società devo dire grazie, è sicuramente un momento importante, perché per noi poter condividere esperienze, conoscenze è sicuramente qualcosa di utile e costruttivo per tutti, quindi grazie e arrivederci prestissimo. I bimbi della scuola calcio sono andati e diventa un momento anche di saluto per tutti voi, quindi grazie davvero, buon viaggio di rientro e grazie, speriamo di ritornarci presto e portare su anche i nostri ragazzi per un grande gemellaggio. Questo è meraviglioso, e poter anche permettere a voi di venirci a trovare il prima possibile. Bene, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie.